Ciao a tutti ragazzi e benvenuti con questo nuovo video aggiornamento di Pokémon versione bianca 2. Allora, in questo video volevo farvi vedere tutte le cose che ho fatto in queste ben due settimane d'assenza su questi aggiornamenti, perché venerdì scorso ho saltato, invece due venerdì fa ho fatto. Come vedete, infatti, intanto, non c'è il CGR acceso, lo accendo, perché tanto è arrivato un messaggio. Ok, allora, come detto, che ho cambiato la pezza del CGR, se volete diciamo un mini tutorial su come fare questo cambio di CGR, basta chiederlo e ve lo faccio. Comunque è molto semplice, basta iscriversi al sito Pokémon Global Link, che credo che tutti conosciate. Inoltre ho battuto oramai la Lega, vi faccio vedere con che squadra, vi dico che ne faccio vedere 5 con cui praticamente ho lottato. Abbiamo Electivire, detto anche Electro, Wizard, detto anche Serperior, sì vabbè il contrario, tutti 66, Jolly, detto anche Vapore, vabbè il contrario, poi Arcanine, detto anche Vincent, e Axrud, detto anche Hyperdrake. Invece il Pokémon caratteristico di questo gioco, come vedete, finalmente abbiamo Kyurem Bianco. Kyurem Bianco, queste qua sono le sue mosse potentissime. Incrofiamo Vampagelli da Dragopulsar e esclusiva. Soprattutto queste due, Incrofiamo e Vampagelli, sono quelle caratteristiche, insomma, che non le impara nessun altro. Guarda soprattutto l'attacco di questo Pokémon, 281, lo speciale. Voglio chiedere che l'ho preso oggi, Reshiram e Kyurem, e mi sono messo quindi a fonderli. Ora vi farò vedere tutti i Pokémon che ho preso. Ne ho preso anche qualcuno tramite gli eventi, sì. Vi faccio vedere. Scusate. Allora, tanto che abbiamo un uovo, ma proprio all'inizio. Quest'uovo me l'ha dato uno di Levantopoli, non mi ricordo. Levantopoli o Zondopoli, non mi ricordo. Bene, abbiamo quest'uovo. Poi abbiamo Volcarona, detto anche Bahamut, al 35. Gyarados, questo qua, nuovo acquisto. Vedete, il proprietario non sono io, ma è un certo Hoshi. Poi Sandile, il Pokémon di N. Forester di Wes, non è mio dunque, però è stato scambiato tramite scambio in wifi. Anorith, sempre di Hoshi. Loudred di Nami, il mio terracchio, detto anche Athos, catturato da non poco, diciamo il 21 ottobre, quindi una settimana fa, che non ve l'ho fatto ancora vedere. Ok, questo qua è un Pokémon specialissimo. Vi ricordate, fino al 12 novembre si può avere questo evento. E l'evento di Genesect si trova a livello 15 a Tecnobot, bomba niente, solo a raggio e segno raggio. Quindi se lo volete prendere dovete assolutamente farlo entro il 12 novembre. Basterà andare su Dodono Segreto invece che continuare con l'avventura di Unima. E se avete già messo internet dentro dovrebbe apparirvi Genesect nel gioco. Come vedete appunto è Dono Wi-Fi. E è un Pokémon del Team Plasma, diciamo. Poi abbiamo, vabbè, Chuck, questo qua non l'ho più usato alla fine. Godric, questo qua l'ho preso tramite il bosco Intramondo, perché non sa cos'è, è riferito se è praticamente una sorta di minigiochi tramite Pokémon Global Link, quindi alla fine sempre questo c'entra. E ho preso questo Godric, nonché Dradigon. Poi abbiamo Arceus. Allora, avevo due Arceus, questo qua è di un mio amico, praticamente è Lorenzo, e dovrò ridarglielo. Invece fra poco vi farò vedere anche l'altro Arceus, che è molto più forte ovviamente. Qua abbiamo un Golett di Rock, non mio. Quillfish di tempo di Wes. Quagsire di Hoshi. Un Dirling giapponese di Rock. Uno Spoink, però con una bella Pokéball, direi la Bisbo, una cosa del genere, di Sayuri. Un Tellio di Nami. Un Durant, credo si chiami così, di Rock. Allora, questo qua invece è un altro evento fatto questa volta con Pokémon Perla, ovvero è Shaymin, me lo sono scambiato. Come vedete è ottenuto durante un evento speciale a livello 50 di Sinnoh stavolta. Poi abbiamo Hypno, dopo un lungo viaggio al 51, l'ho dato solamente un livello di Lilith, credo di portarlo al 100 comunque. Qua abbiamo Regigigas, l'evento speciale di Sinnoh, sono colato tramite wifi, è stato veramente contento di questo acquisto perché ha metà testata, frana, vento gelato e sbriciola mano. Ecco l'Arceus di Micina, e questo qua è dell'evento, invece quell'altro, no anche quell'altro. E guardate che mosse ha,
Giudizio, Fragor Tempo, Fendi Spazio, Oscuro Tuffo. Ovviamente i punti salute sono tantissimi e tutte le altre statistiche sono oltre 250, a parte l'attacco normale che è 244, vabbè, ma non ci interessa. Poi abbiamo Muten, l'ho chiamato così perché mi ricorda Maestro Muten di Dragon Ball, ovviamente, ed è il fossile, che ha quaggetto Forza Antica, Granocchio e Bodyguard, come vedete è mio, a Zefiropoli. Musharna, me lo sono preso da Bianco 1 perché mi serviva per andare nell'intramondo, vabbè. Ideal, nonché Latias, che in bianco 2 si può trovare Latias, invece in nero 2 si può trovare Latios. Più o meno sono uguali come Pokémon, sto qua, Psicotransfer, Fascino, Onda Strana e Psichico, delle mosse veramente di merda, però credo di cambiarle a tempo determinato. Ok, qua abbiamo due uova, come vedete, guardate la data, vabbè, 0 gennaio del 2000, perché sono due Pokémon presi tramite la Wi-Fi, che sarebbero a indicare mi pare Squirtle e Charmander. Purtroppo non sono riuscito a prendere Bulbasaur, quindi ci vuole veramente tanto. Guardate che descrizione mai vista. Pare che questo uomo ci metterà molto a scudersi e non saprò proprio come. Ok, abbiamo idea, quindi andiamo indietro. Qua abbiamo un altro Genesect. Questo qua me l'ha dato sempre un mio amico, quindi è un altro. Però credo che dovrò scambiarlo, dovrò di nuovo ridarlo, perché ho detto finché non trovo il mio lo tengo. Bene. Poi abbiamo due ex miei compagni di squadra per la storia, ovvero Zoroark e Karate Kid. Solo che poi era talmente scarso, cioè non scarso, però per la squadra non mi serviva sia Zoroark che Karate Kid, ovvero Lucario, cioè allora non ho fatto prima a levarli. Qui abbiamo Alpha, che sarebbe Cobalion, Young Deer, che sta per giovane cervo in inglese, che sarebbe Viridian, bel nome, dai. Qui abbiamo un altro Pokémon tramite Wi-Fi, infatti durante un evento speciale, ed è Keldeo. Questo Pokémon mi piace veramente molto per la sua estetica, come è fatto. Tiene anche un PP Max, ma io l'ho ancora levato, vabbè. Porto con una Chic Ball, come anche Genesect e Arceus, no, Arceus con una Master Ball. E quindi è dell'evento. Per chi vuole sapere come è fatto a scaricare questi eventi, mi scrive un commento e io gli rispondo. Se vedo tante domande, allora faccio una sorta di tutorial, magari un tutorial bello compatto su tutto quello che volete. E qua abbiamo Pikachu, sempre tramite evento, guardate. Probabilmente tenuto durante un evento speciale a livello 100, infatti. Perché guardate cosa c'ha di bello, c'ha la mossa Locomovolt. Una delle mosse che ho sempre desiderato e che non ho mai avuto, perché non, cioè, mi pare che non la impara. Purtroppo ha contraccolpo che cade a 6 danni, però vabbè. Poi ha l'acerboso, attacco rapido e tuono. Un buon Pokémon. Purtroppo è un Pikachu, quindi non è fortissimo se non per la sua velocità e i suoi punti salute, insomma. Ci stiamo avvicinando verso la fine. Abbiamo ancora Jirachi con la Chic Ball, anche lui Pokémon durante un evento speciale, quindi tramite Wi-Fi, al 5 di SMR 2010. Invece quegli altri sono di S 2012, perché appunto questo qua è un evento del 2010, invece quello lì è un evento del 2012, quello di quest'anno. Abbiamo Compasso XL, preso da poco, Baltoi sempre dal bosco intramondo tramite appunto l'intramondo. E per ultimo abbiamo Laocoont, ovvero Tranquil, che l'avevo già fatto vedere nel precedente aggiornamento, che mi serve per volo più che altro. Dunque, quindi per questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto come video aggiornamento. A me sinceramente mi piace questo gioco e tenterò di portare. E poi farò vedere più avanti, magari verso il quarto con aggiornamento, dopo quelli vi farò vedere magari qualche battaglia Wi-Fi. Se volete esserne a corrente, ho fatto 76 ore e 40 di gioco, sono a Scirocopoli e ho ben visto 365 Pokémon, comprese le evoluzioni. Quindi niente, ci vediamo alla prossima puntata, prossimo aggiornamento, e ciao ciao. Spero che vi sia piaciuto anche questo aggiornamento.